controllo Starflight. Mancano 24 ore al decollo. È iniziato il conto alla rovescia. Sei a 53.000 piedi, George. Velocità in aumento, Mach 2. Filo tutto liscio, Bowdish. Un volo perfetto. Sei a 54.000. Pronto? Accendi i razzi. Adesso. Ok. Riduci la spinta, riducila, presto. Mi restano ancora 4 secondi di margine. Niente da fare. Stai per uscire dall'atmosfera, Josh. Ho troppa spinta. Non riesco a ridurre l'angolo di caprata. Che diavolo, Bowdish, sempre lo stesso problema. La stessa cosa è successa a Cody. Vuoi sapere una cosa? Devi smettere di pilotare aerei e limitarti a progettarli. Già. Forse hai ragione. Non so che cos'è. Ma c'è qualcosa che non va. Questi razzi... Senti, i razzi hanno sempre funzionato benissimo. Per 34 voli simulati. Se potessimo azionarli direttamente da terra con il computer, sono certo... George, George, ma lo sai quanto tempo ci vuole a farlo? Una settimana. Anche meno se lo pretendiamo. Sta a sentire, genio. Quel coso deve decollare domani. Domani è troppo presto. Secondo me tu hai bisogno di riposo. Sei uno straccio. Dico sul serio. Vatti a fare una bella dormita e non ti preoccupare più. Nancy. Ti ricordi il mio nome? Stavo per... Ho pensato che se non venivo a catturarti non ti avrei visto mai più. Sai, stavo... Per andartene, stavo buonanotte. Stavo per andarmene, buonanotte. Buonanotte, Giotti. Buonanotte, Josh. Stavamo controllando i razzi di nuovo, non sono convinto. Pronto? QT? Che vuoi? Ho creduto mio dovere avvertirla che Josh Keam ci sta mettendo i bastoni fra le ruote. Penso io, Josh Keam. A posto allora, signore.